Come Rete Almagian noi siamo 5 associazioni, abbiamo costruito un percorso che valorizza e mette a sistema tutte quelle che sono le competenze delle nostre associazioni, quindi arti visivi, arti performative, teatro, comunicazione, musica. Percorsi formativi per giovani creativi è un progetto dedicato specialmente ai giovani. Si divide sperimentalmente, perché abbiamo cominciato da pochissimo, in 3 fasi. Abbiamo l'organizzazione di workshop formativi per giovani dai 14 fino ai 29 anni circa, dove dei tutor con delle competenze professionali acquisite da anni le mettono in gioco per seguire questi ragazzi e prepararli a entrare addirittura nel mondo del lavoro. L'altro è quello dei decoder, che si inserisce nelle feste del party in terza, dove vengono presi ragazzi e ragazze delle superiori, vengono formate da noi, lavoro di gruppo, creativo, quale sarà la musica, le scenografie, il dress code, che poi dovranno imparare a trasmettere a quelli che in terza media hanno partecipato al party in terza, vanno alle superiori, dopo possono entrare in questo progetto, quindi imparano a trasmettere queste competenze acquisite e poi potranno portare fuori dalla scuola in un ambito lavorativo professionale. L'ultimo progetto a cui dedicheremo i finanziamenti ottenuti dalla Renner è quello del Teatro delle Ombre, organizzato dal Teatro del Drago, una delle associazioni che fanno parte di Rete Almagian. In una scuola di Ravenna abbiamo individuato ragazzi e ragazze con più difficoltà sia a livello di reddito scolastico sia a livello personale, familiare. Li abbiamo presi e messi a fare un laboratorio in cui, chiaramente a livello artistico creativo, il proprio materiale interiore viene fuori, viene proiettato e poi è stato realizzato una specie di saggio, uno spettacolo di fine corso, e ci sono stati degli ottimi cambiamenti sia a livello personale di sicurezza del sé, sia a livello di profitto scolastico, sia in relazioni con i propri compagni. Stiamo riuscendo ad ottenere dei risultati ed è questo che ci motiva, che ci spinge ad andare avanti nonostante tutto.